Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Prosegue la nostra marcia di avvicinamento ai Toti con la top 10, in questo caso dei centrocampisti, sia quelli che possono giocare come mediani, sia quelli che possono giocare come mezze ali in un centrocampo a 3. Come al solito, premessona è che vi faccio di andare a commentare se vedete che manca qualche giocatore che voi amate, e che soprattutto non significa che questa esclusione cataloga il giocatore in questione come sega, semplicemente che per me questi sono i migliori 10, ce ne sono una marea di centrocampisti forti. Ovviamente, dovendo fare una selezione, questi per me meritano di stare in questo video. Detto questo, senza perderci troppo in chiacchiere, devi passare subito al video. Vi ricordo solo like e, come al solito, appunto, commento. Andiamo dentro. Il primo giocatore in questione è uno dei sorrisi più belli di FIFA, ovvero Renato Sanchez, nella sua versione Signature Signings, colpi di mercato, 1,76 m di giocatore, alto alto, 4 di skill e 4 di piede debole, estremamente veloce, ottimi passaggi, super agile, in particolare anche la reattività è importante, perché per un centrocampista che comunque deve traccare, deve coprire le linee di passaggio, deve coprire i movimenti degli avversari, è fondamentale stare lì pronto a reagire a un cambio di direzione, a una skill eccetera. Ottime anche le stats di difesa, seppur non eccelse come magari altri giocatori. Forza 87, aggressività 88. Difatti, con Renato Sanchez, visto che non parliamo né di un colosso né di un giocatore dalle stats difensive altissime, in questo caso parliamo di un giocatore che comunque è abbastanza manuale, non è un giocatore per tutti, è un giocatore per quelli che a centrocampo sono bravi a intercettare le linee andando a selezionare questo giocatore e poi magari vogliono avere anche la possibilità di poter impostare con la palla tra i piedi, perché sapete benissimo com'è fondamentale far girare il pallone con i centrocampisti per cercare gli spazi, e avere un giocatore agile come Renato, che ti permette anche di avere qualità con quei passaggi che c'ha e anche un discreto tiro da lontano, è assolutamente fondamentale. Quindi andate tra virgolette a sacrificare un po' di fase difensiva per avere un giocatore che è un po' più completo, che dovete solo avere un po' di pazienza nell'andare a capire quelli che sono i suoi movimenti. Però per me Renato fortissimo e fondamentale in tantissime squadre di alto livello. Da Renato passiamo a un altro giocatore simil Renato, che è Federico Valverde, 1,82 m, alto alto, 4-4 anche per lui. Parliamo di un giocatore che è estremamente rapido, con dei passaggi che sono addirittura superiori a quelli del centrocampista portoghese, 80 di agilità e 88 di reattività. Stavolta il body type di Valverde un po' lo penalizza rispetto a Renato Sanchez, lo va ad appesantire un po'. Però statistiche difensive che sono superiori a Renato, forza e aggressività che sono assolutamente dei valori ottimi, 90 anche di resistenza. In questo caso parliamo di un giocatore che è molto più automatico rispetto a Renato, ma comunque ti dà una gran qualità palla al piede. Magari cede qualcosina per quanto riguarda quello che è il discorso appunto dell'agilità, quindi non è proprio abilissimo levetta alla mano, però tutto il resto veramente è da giocatore di primissima fascia. In particolar modo io Valverde lo reputo al top sia per quanto riguarda l'ibridabilità, considerando un Vinicius, un Mendy e un Militao, ma lo reputo anche lievemente migliore di questo giocatore qui, che è Frankie de Jong, che purtroppo non è riuscito a prendere l'upgrade per via della stagione fallimentare del Barcellona, che ha visto un'uscita prematura ai gironi. Alto normale per lui, 4 di skill e 3 di piede debole, ed è proprio quel 3 di piede debole che a me non convince, perché spesso e volentieri con il piede mancino mi sono ritrovato ad avere dei passaggi errati in maniera abbastanza grossolana, nonostante le stats recitino 93 di corto e 89 di lungo, quindi dei parametri di assoluto prim'ordine. Poi per il resto abbiamo un 90 di agilità, un 90 di reattività, delle stats difensive che sono ottime, però pecca anche qui in forza e aggressività. Per questo motivo lo vado, diciamo, a equiparare a livello di Renato, anche se lievemente dietro sempre per il discorso del piede debole, però rispetto a Valverde è più un giocatore manuale, quindi dovete essere bravi a selezionarlo, è molto agile palla al piede, ovviamente anche un buon tiro, nonostante le statistiche non gli rendano giustizia, ma un buon tiro da fuori, visionario in quelle che sono le palle date ai suoi compagni, ed è per me, insieme ai due giocatori che vi ho fatto vedere, probabilmente ad ora il must da avere in squadra. Diciamo che per me bisogna avere
probabilmente Renato slash un altro che vedete a breve, più Valverde slash un De Jong, se avete squadre, diciamo, di budget alti. E il giocatore di cui vi dicevo slash è Seko Fofana. Meme, se volete andare a recuperare una clip che ho combinato in live, la trovate su TikTok. Questo giocatore qui, fortissimo, diciamo fortissimo, però poi approfondiamo. 1,85 m, alto, 3 di skill e 4 di piede debole. È il più pesante tra i giocatori che vi ho presentato, quindi palla al piede, magari fa un po' più di fatica rispetto agli altri. È incredibilmente tecnico con i passaggi, anche se magari senza guardare le statistiche non lo diresti perché non ve l'aspettate da un Fofana. Ha un'ottima bomba dalla distanza, ha delle ottime statistiche difensive, ovviamente, anche se quella 80 di lettura difensiva, onestamente, con un 85 di difesa mi aspettavo fosse più alto, ma in game non si sente tantissimo. 83 di agilità, 89 di reattività, che sono quei valori che appunto vi dico fondamentali. In più in questo caso abbiamo anche un 91 di forza e un 86 di aggressività, che sono assolutamente top. Quello che vi dicevo è che questa carta costa veramente tanto. E qual è il problema? Il problema è che c'era un po' di tempo fa la sua versione POTM, che praticamente voi vi portavate a casa con 2 lire, costava tipo 150.000 crediti, e credo che la maggior parte dei giocatori che l'hanno sbloccato l'abbiano fatto comunque con carte che avevano nel club, pagandolo quasi a zero. Bene, io l'ho provato dopo aver utilizzato il POTM, e quello che vi posso dire è che probabilmente non c'è questa differenza tale già da giustificare al momento, senza upgrade di questa carta, o addirittura 800k di differenza, o 900 se l'avete pagato quasi zero. Quindi io sono rimasto un po' deluso, mi aspettavo che si sentisse tanto l'upgrade. Certo, è vero, comunque parliamo di un medianazzo, quindi pagandolo 1 milione uno si aspetta magari qualcosa di troppo, però avendo il POTM non mi sento di lasciare crediti investiti su un Fofana che è comunque forte, ma è simile alle versioni precedenti. Cosa che invece non accade con questo Nicolino Barella, che pur avendo un'infinità di versioni si sente effettivamente la differenza con questa qui Headliners. È 1,72 m, alto, 3,3, quindi magari questa cosa un po' mi ha fatto storcere il naso, nonostante Barella non so che partite vedano, ma almeno un 4 di skill, 4 di debole lo meritava. Parliamo di un giocatore che è molto veloce, dei grandissimi passaggi, agilità, equilibrio e reattività che non vi dico neanche, stats difensive alte, forza un po' così e così, aggressività non male. Anche qua parliamo di un giocatore molto duttile, che quindi fa benissimo entrambe le fasi. In particolare, quello che mi piace tanto di questo Barella è che dà degli strappi a centrocampo importanti con gli speed boost, qualora vogliate fare la palla, portare la palla in transizione in avanti. Questo la conduce molto bene ed è quel quid in più che per me va a piazzare Barella insieme a un altro giocatore che è Frank Kessié nell'Olimpo dei mediani, soprattutto se vogliamo andare a utilizzare una Serie A. Kessié, ormai le parole si sono sprecate, molto più forte della versione IF di cui spesso mi chiedete, c'ha degli ottimi passaggi, è molto agile, statistiche difensive altissime, aggressività 80, ma vi assicuro che in game sembra molto di più. Per quello che costa, Kessié è veramente tanta roba. Avevo skippato il buon Christopher Nkunku per andare rapidamente da Kessié, perché per questa carta anche qua, insomma, fa strano parlarne, perché è un po' la versione di Bruno dell'anno scorso, ha ricevuto 900.000 versioni speciali, e questa Headliners è solo l'ultima in ordine di tempo. 4 di skill e 3 di piede debole, parliamo di un giocatore totale, francese, che quindi può essere anche ibridato abbastanza facilmente. Ottimo tiro se volete andare anche arrivare alla conclusione, passaggi fenomenali, 92 di agilità, pecca un po' di reattività per via del suo body type, ma soprattutto pecca un po' in forza e in aggressività, il che si traduce in un giocatore che magari non è tanto aggressivo, non è proprio il recuperatore di palloni, però anche qua sacrifichiamo un po' la fase difensiva per avere un giocatore un po' più completo che vi permette di svariare un po' in entrambe le fasi. Ovviamente in attesa della sua versione Toti non può mancare all'interno di una top N'Golo Kanté, giocatore impressionante anche quest'anno, agilissimo, 96 di aggressività, si azzecca al culo dell'avversario fino a quando non gli ha sradicato il pallone tra i piedi, anche dei discreti passaggi rispetto agli anni scorsi, anche se comunque ne sbaglia tanti per via del piede debole. Poi ha 85 di agilità, 96 di reattività, quindi super reattivo, e stats difensive elevatissime.
Così come un altro giocatore che secondo me non può mancare per via della sua ebridabilità e del rapporto qualità-prezzo è Guendouzi, che io preferisco anche ad Aouar, che secondo me può fare solo la mezzala e non con compiti più difensivi perché pecca parecchio. È 1,85 m, alto alto, 3 di skill, 4 di debole, ottimi passaggi, agile e reattivo, buona difesa, tantissima aggressività, raga, questo è un mastino, e 81 di forza, quindi abbina sia ottimi interventi automatici, anche comunque ad una fase manuale qualora lo si va a selezionare di assoluto livello. Quindi promossissimo anche Guendouzi. E in chiusura, come ultimo giocatore, ho fatto fuori un po' di calciatori più blasonati che potevo andare a inserire per mettere lui. Ibrahima Diallo, una hidden gem pazzesca. Non so se l'avete sbloccato, ma se non l'avete sbloccato, secondo me è un grosso rimpianto, perché è normale alto come workrate, 3 di skill e 4 di piede debole, quindi una specie di che sì. 1,79 m, quindi una sorta di mastino alla Kanté, ovviamente un po' più alto, diciamo 1,80 m come De Jong. Molto veloce, passaggi della Madonna, agilità e reattività magari non sono il top perché è una carta 74 argento, ma vi assicuro che questo, boh, è una trottola. Statistiche difensive elevatissime, 87 d'aggressività, quel 74 di forza vi giuro che non si sente per niente, perché ha delle statistiche sia di contrasto che di scivolata che sono ottime per una carta 74. Questo, secondo me, per periodi di magra, dove magari andate a tamponare, a mettere giocatori per monetizzare, fare investimenti, compravendite e cose, è veramente sorprendente, anche perché parliamo di un giocatore di Premier League, quindi ancora di più ibridabile. Veramente una sorpresa questo Diallo in questa versione Stelle del Futuro Argento. Quindi ragazzi, anche per questa top dei centrocampisti è tutto. Io vi do appuntamento alle ultime due degli esterni e degli attaccanti che usciranno nei prossimi giorni. Vi ricordo in descrizione tutti i vari link dei partners, nonché la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno a partire dalle 8. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto dal vostro Liberoschi. Ciao!